Ciao a tutti e bentornati nella mia stanza. Come vedete dal cappello, non ci partono le recensioni natalizie. E ho scelto una voce che dovrebbe essere una teen creature fantasy perché si parla di fantasy. Ma bando alle ciance, ciaccio alle bande, ci vediamo dopo la sigla. Dalla sigla, torniamo nel 1990, quando tutti i nerdoni giocatori di ruolo, che all'epoca erano nerdini giocatori di ruolo, si flashavano ad andare a prendere i VHS, per chi se lo ricorda, di Record of Lodoss War, come leggete qua sotto. Era il 1990 e tutti noi ci flashavamo sull'opera scritta, diretta da Ryo Mizuno. Allora, Record of Lodoss War è un universo fantasy che abbraccia tutto. OV, manga, giochi per PC, romanzi, cioè all'epoca, se non ricordo male, prima la K, poi la Planet, non me lo ricordo, ma ci hanno mangiato tutti. Non esisteva uno che non conoscesse le vicende di Record of Lodoss War. Per quei due o tre che non lo sapessero, Record of Lodoss War parla di una campagna fantasy a Dungeons and Dragons, potrei quasi essere sicuro, ambientazione Dragonlance, potrei quasi essere sicuro, ma scrivetemelo nei commenti come sempre, di sei avventurieri. E sono i sei avventurieri stereotipati dal D&D scatola rossa. Abbiamo Parne, che è il guerriero, abbiamo il suo amico d'infanzia Eto, che è chierico della dea della creazione, infatti veste di bianco. Abbiamo Slane, che è il mago col bastone magico, che si illuminano le rune quando le casto la magia. Abbiamo Gim, che è un nano. Abbiamo Didrit, un'elfa dalla foresta del non ritorno. E poi abbiamo il sesto personaggio, che ovviamente è il più fico di tutti, ovviamente è quello di cui ci si fida meno, ed ovviamente è un ladro, è Woodbeck, ed è l'ultimo che si unisce. Compito di questi valorosi sei avventurieri è di andare praticamente a sconfiggere la reincarnazione della strega Carla, che era già stata sconfitta all'epoca dai sei eroi precedenti, e che poi sono diventati ovviamente regnanti o maghi super ultra mega fichi di Lodoss. Questa è più o meno la trama ed è una campagna di Dungeons and Dragons fatta in Giappone, in cui Ryo Mizuno faceva il DM. Poi gli fu chiesto di metterla in prosa, di scriverci l'anime. L'anime uscì nel 1990 in VHS, poi dopo fu riproposto in OV, ma non mi chiedete chi perché non me lo ricordo, ed era costituito da 13 episodi. La cosa bella all'epoca, che tutti noi pensavamo che anche in Giappone la sigla fosse in italiano, perché l'italiano poteva richiamare una lingua strana o cose del genere, no. La sigla di apertura e di chiusura era cantata, lo leggo per evitare gaff, da Lara Parmiani, e cantava la bellissima sigla, che io qui non posso mettere per problemi di copyright,
quindi andatela a cercare su YouTube e tenetela in loop in sottofondo quando giocate di nuovo. In Giappone dopo un pochino si sono separati dalle regole di Scatola Rossa e sono andati a creare un proprio sistema. Credo che addirittura lo stesso sistema Fusion di Cyberpunk 2020, di The Witcher e di altri giochi, Mecton Z se non ricordo male, avessero una ambientazione dedicata a Lodos, però non vorrei dire una sciocchezza. Il sottoscritto aveva preso una fittonata come tutti. I miei DVD di Record of Lodos War sono lì insieme ad altra roba che negli anni avete visto, ma soprattutto avevo preso una clamorosa fittonata per quello che riguardava il materiale cartaceo. Non ho saltato niente di quello che è uscito. Allora, nel 2003 uscì Record of Lodos War, La strega grigia, 3 volumi, ed eccoli qua. Questi ripercorrono più o meno la serie dei 13 OV, più o meno con un finale leggermente diverso, ma ci siamo. Eccoli qua, tutti e 3. Poi, non si poteva non andare nello shoujo, credo che si pronunci così, con la storia di Didrit. La storia di Didrit è in 2 volumi e sono questi. Spero che la telecamera li possa inquadrare bene. Comincia subito dopo la fine della guerra, quindi la fine dei 13 OV, dove vede Parn e Didrit, è spoiler ma è roba del 90, quindi c'è veramente chi non l'ha visto, come direbbe qualcuno molto più bravo di me, molto più famoso di me, in ginocchio sui ceci. È avventato, dicevo, subito dopo la conclusione dell'OV, vede Parn e Didrit innamorati che vivono perfettamente la loro storia bucolica, un ambiente bucolico, eccetera, eccetera, quando improvvisamente dalla foresta del non ritorno giunge un elfo alto di cui adesso mi sfugge il nome, vediamo se ho culo di beccarlo subito lì, vediamo un po', che è ovviamente un figo della Madonna. Questa è la voce, dite, questa lingua, nel passare di tempo Didrit è un tuo amico? Aspetta, no, non ci leggo perché Estas dovrebbe essere un elfo alto super ultra mega figo che è venuto a prendere Didrit per riportarla nella foresta del non ritorno e secondo me anche per sposarsi. Sto usando il modificatore di voce per darmi l'effetto di una teen creature, quindi di un goblinino che prova a raccontare una storia fantasy. Non so se è venuto, vi chiedo di perdonarmi, se non fosse venuto me lo dite, io lo riregistro cambiando ovviamente il coso. Quindi lo shoujo, il manga per ragazzi, la storia di Dickie. Poi 5 anni dopo la fine del manga, 5 anni dopo la fine dell'OV, uscì Record of Lodos War, Le cronache dell'eroico cavaliere, che è questo. Oh, speriamo non crollino le luci. Ecco, le luci si sono spostate, va benissimo. Allora, anche qui, noi all'epoca in Italia avevamo il vizio di splittare i volumi giapponesi, quindi sono 6 volumi giapponesi riportati dalla J-Pop al numero 6, il sottoscritto alla collana di 12 numeri che sono appunto Le cronache dell'eroico cavaliere. Eccole qua, tutti e 12 i volumi. Potresti, come li conservi bene, per forza sono maniaco, quindi ci vuole pazienza. Questo è il primo numero, vediamo se la telecamera riesce a metterla a fuoco. Praticamente al gruppo storico degli eroi si unisce un nuovo gruppo. È un po' come generazione, porca miseria,
generazione di Star Trek in cui al vecchio equipaggio si unisce quello di Next Generation. E è come se al vecchio equipaggio di Enterprise si unisse l'equipaggio di The Next Generation. Cronache dell'Eroico Cavaliere. Però uscì anche, e la dinamica accidental loro fece solo il primo volume, che è questo, Record of Lodoss War, La guerra di Faris, in cui sono due volumi, io purtroppo ho soltanto il primo, perché la Dynamic fece uscire solo il primo, quindi dovrei recuperare il secondo, in cui Ryo Mizuno ci racconta il mito, per essere precisi, la mitologia, le leggende e la cronologia degli eventi che hanno portato ai 13 OV. Ricordiamoci che i 13 episodi OV sono il centro da cui poi Mizuno ha costruito tutta la sua saga. Che vi posso dire di più? Allora, Record of Lodoss War è un must have, o un must see, va visto. I giocatori di ruolo lo devono vedere, ci sono ovviamente ingenuità perché è un'opera del 1990, perché ci sono gli stereotipi dei battibecchi tra Kimmil Nar e Didrit l'elfa. L'elfa combatte con la spada e poi casta la magia, ma la magia ti fanno vedere che lei evoca gli spiriti degli elementi. Cioè, va visto con tutti i limiti di un'opera del 1990. A me è piaciuto, io me lo godo, me lo rileggo, mi sono riletto due o tre volumi prima di parlarne e a me è piaciuto un sacco, a me piace un sacco. Sarà che, come dissi nell'intervista con Luca Giuliano, che potete recuperare sul canale, il gioco di ruolo per me deve essere fantasy, e avere un'opera con tutti i limiti che parla di fantasy come noi lo conosciamo è un godimento fantastico. Poi, quindi io quello che dovevo dire di Record of Lodoss War ve l'ho detto, ha già suonato il telefono, quindi noi ci vediamo lunedì per parlare di giochi di ruolo. Mercoledì c'è una bellissima chiacchierata su Coriolì, non ve la perdete. Venerdì 17 c'è di nuovo il richiamo di Cthulhu, quindi chiudiamo l'anno con tutta questa bella roba. Lunedì giochi di ruolo, giovedì fumetti, perché mi sono accorto che ci sono altri due o tre manga che mi hanno affascinato di cui non ho parlato. Vi ho rubato 13 minuti del vostro tempo, a questo punto ci va la chiusura. Ciao e alla prossima.